Pronti qua per la partita? Tue Many Bones, sì, ciao. La partita di 20 Strong con il mazzo di Tue Many Bones. Il boss che ho preso, che ho pescato casualmente, è Oxide, che ha almeno 11 giorni per poterlo sconfiggere, cioè prima di poterlo sconfiggere, e che diventa potente in base a quante carte di queste qui blu sono rimaste ancora nel mazzo incontri, quindi bisogna risolvere il più possibile queste, perché in base a quante ne sono rimaste, minimo 1, massimo 5, guadagna tutte quante queste abilità qua, cioè una di queste abilità per carta rimasta. Infatti, non quanto la carta rimasta, quanto il discorso dei giorni, c'è il contatore che usi per indicare quanti giorni sono passati prima di poter sconfiggere Oxy. I mazzetti hanno questo come primo mostriciattolo da 1, questo come mostro da 5, come batti da 5 e questo come appunto prima carta del mazzo incontri. E l'eroe pescato a caso è Duster, che nella fase in cui si subiscono i danni, se ci sono due o più nemici attivi, anche se sconfitti, riduco il danno ricevuto di 1. E come backup plan durante l'attivazione aggiusto la body Q di più 1 o meno 1 in base a quello che voglio, non male. Beh, giorno 1. Io direi che risolvo subito questa qui. Body point normali, quindi la coda di 1. In questo primo engagement, in questa battaglia, i rossi, i viola e i blu non possono essere applicati, quindi devo fare 3 con verdi e gialli. Ne metto 2 e 2. Uno viene applicato, ritiro questi qua. No, è forse meglio che metta anche un blu. Quindi questi qua li slotto qua. E come terzo tiro, questo è morto e questo lo slotto qua. Ah, non ti ho fatto vedere l'innata più 1, dopo ti mostro l'innata più 1. Quindi questo è morto. Quando guadagno un oggetto istantaneo, posso guadagnarne l'effetto una seconda volta. Questi sono esaustati, ne recupero due, ovviamente il viola e il verde. E siccome ho fatto un giorno, cioè è passato un giorno in cui ho fatto una battaglia, posso o andare su di vita o scautare una di queste cose qui, ma direi che vado su di vita come prima cosa, visto che il Duster è piccolino e questo è fatto. Anche perché se avessi scoutato questa, tutte quante queste carte Molnor qui, ogni volta che sono scoutate danno sempre delle penalità. Giorno 2. Allora, questa posso sconfiggerla o con la coda più 1, oppure questa mi fa rimettere dentro questa qui per avere un più 1 di recovery, anche no. Anche perché faccio questa che mi fa recovery a 2 danni, quindi uso la coda di 2, quindi 1, il mostro è questo qua, Dragon Bitty, vedi? E il secondo sono i Bogri Bits, quindi meno 1 ogni volta che usi un backup plan, però sono tutti quanti due effetti con il pin, quindi durano solo fino a che non ammazzi la bestia, quindi tiro un viola di sicuro per questo qua. Qua recupero due dadi, due li recupero da qua. Slotto un dado esaustato nel backup plan, perfetto, quindi questo e questi per fare 4. Due, 4. Qui, questo lo metto qua, sì, ciao, questo li metto qua e questo lo metto qua. Questi vengono esaustati, qua
recupera fino a due dadi, lo userò dopo. Questo si esausta e questo qua slotta un dado esaustato nel tuo backup plan. Quindi questi si esaustano, anzi. Ah no, non ce l'avevo questo cappisterina. Vabbè, niente, peccato, perso. Recupero con l'abilità normale due dadi, quindi recupero due viola, questi li lasciamo qua, questo non lo uso e vado su di un'altra vita però, che è meglio. Giorno 3. Nella prima fase di reroll di ogni engagement devo bandire un dado rirollato. Caspiterina. Allora, esausto un coso durante l'attivazione per attivare la coda, quindi la coda la faccio di due, quindi tiro fuori questo e questo. Equipaggiamento da giardinaggio modificato. In ogni step di tiro, ogni miss che tiro cambia un colpo non applicato in un miss. Però qua recupera i banish e qua mi fa bandire un dado rollato. Perfetto. Allora, nella prima roll die step di ogni engagement bandisci un dado rollato. Quindi rollerò un giallo, un verde e questi qui. Allora, 4, devo fare 5. Guarda che questo bel viola lo metto qua subito. Bandisco un dado rollato, bandisco un verde. Quindi questi 4 qui mi servono questo per questo, che come abilità istantanea mi dà questo. Io direi che uso anche il G8 e lo riuso un'altra volta, quindi 4, non male. E questo che era un colpo va qua. Ah no, era un coso, questo era un altro, tiro un arco, non c'ho i gialli. Vabbè, tiro il rosso che quindi si applica automaticamente qua. Piazza un dado bannato nel dice pool, quindi questo verde torna qua. Esausto, esausto. Questi sono morti, però recupero 4 dadi, quindi ovviamente recupero, mi serve recuperare un giallo. E vado su di vita. Giorno 4. Questo per andare avanti, c'è cioè che è l'incubo del cartografo. Se faccio la battaglia e la coda 4 e aggiungo un buddy da 1, oppure seleziono questo, ma non mi va proprio. Quindi io potrei. Quanti ne ho? 9 dadi. Uso il backup plan e attivo. Questo. Quindi body point lo pago da 5, prendo questo da 5 e questo da 1. Qua all'inizio degli engagement, se non ci sono altri mostri orchi a faccia in su, o attivo un coso da 1 o meno 1 di vita. Meno 1 di vita. Questi due logicamente, poi questi qua. Devo fare 6. Perfettissimo. Questo e questo. Sono questi due qui. E istantaneo vado su di vita. E poi devo fare 4 come secondo giro. E
ha fatto 4. Allora, questi sono banditi, cioè sono esostati. Questi sono esostati. Questo l'ho usato. Questo mi dà un'estensione di backup plan, in pratica scaricando 3 dadi da qua, piazzo 2 dadi banditi nel mio metodo di quale. Non male, però io scarico tutti quanti questi e vado con l'innata più 1 che adesso ti mostro. Quindi, come prima, con la differenza che o riduco di 1 il danno subito, oppure tutto quanto il danno subito lo restituisco a un buddy, se questo danno che restituisco fa sì che questo buddy venga sconfitto. Siccome ho fatto l'innata più 1, posso aumentare o uno di questo o uno di questi. Direi che questo bel 5 non me lo toglie nessuno e recupero 1, 2, 3, 4. E 5. Poi, siccome c'erano mostri, vediamo di scautare questo. Giorno 5, un mostro da 5, che è l'orco sciamano. Più 2 il danno se ci sono altri orchi, altrimenti lui guadagna 6 punti vita. Quindi direi che faccio questo. Potrei usare anche questo oggetto qua, così recupero altri 2 danni, che c'è altri 2 dadi che male non fa. Devo fargli 6. Con 6 dadi. Beh, proviamo. Tolgo 2 viole. 6 con 4 dadi. Va bene, ne applico 3. E 3, 6. E guadagno l'ultimo step di recover. Questi sono tutti quanti esaustati, questo è morto, recupero 6 dadi, quindi sono 3. E 3, 6. E 3, 6. E poi siccome ho cosato, io scouterei uno da uno. Ah, c'è questo fastidioso che fa saltare la recovery step. Giorno 6. Allora non ho backup plan per poter gestire la coda, quindi mi devo ciucciare un 6, che è questo, l'eliminator, che in pratica guadagna, mi dà meno 1 di recovery per ogni altro mostro presente a faccia in su. E poi mi tolgo subito questo, però mi fa schippare. Vabbè, mi tolgo subito questo qua. Beh, qua non ci sono mostri di questo tipo, quindi devo fare 6, in cui la prima volta dai 1, 2, 3, 4 e 5. No, non te ne fare così. Faccio così come primo step per quello. 2. Perfetto, mica tanto. Ammazzo questo. Fase di clean up. Questi vengono esaustati. Questo mi fa skippare la recovery, però diventa un oggetto. Ci sono 2 o più mostri attivi anche sconfitti, riduco di 1, quindi questo mi fa 1 e vado a 3, dov'è il 3? 3. Ripeto l'engagement, quindi adesso devo fare
4, questi 4 qua, no. Uno, due, tre, quattro. Vabbè, qua vanifico questo perché non vado più su. Quindi questo è morto. Questo è morto, però recupero 6 dadi, quindi 3, 4, 5, 6. Anzi, 5, 6. Vado su di vita, piuttosto che scautare. A parte che potevo scautare qui. No, no, meglio andare su di vita di uno. Giorno 7. Quindi questo Dire Wolf alla fine della prima apply meno 2, quindi questo lo risolvo subito. Questo mi fa sostare i dati nel backup plan. Che provo a fare questo qui quasi quasi. Ah no, perché 7 più 2 fa 9, non fa 10. Vabbè, allora. Mostro da 5. Questo e questo e sono 7. Allora, l'ito dell'engagement esausto un dato, vabbè, esausto il blu. In ogni conto i misteri gli te qua meno 2 nella prima apply di ogni engagement, quindi meno 2. Fantastico. E devo fare 9. Che cazzo faccio a fare 9? Vabbè, intanto tiriamo un timone di questi. Tanto sono 2, 4, 6, 7. Ecco come faccio a fare 9. Questo 5 qui che rompe le palle. Questo che mi fa recuperare 2 dadi subito. E finisco così, con questo lo slotto qua, quindi questi si esaustano, questi vengono sconfitti, qua, ignoro l'effetto di un singolo buddy, non tiranno, questo mi fa un danno, ma siccome ce n'erano più di uno lo riduco, quindi faccio 0. Riparto. Esausto il blu e devo fare 2. 1. Due. Cioè, due. E questo l'ho aperto perché non ho dadi banditi. Adesso recupero 6 però. I soliti 4 e questi qua e vado su di vita. Giorno 8. Giorno 8 mi tocca fare un incontro, quindi seleziono questo cartografo qua. Una delle carte scartate, questa a caso, la mettiamo sotto.
guadagnerei un coso, ma sono già al massimo. Siccome non ho fatto incontri, non si possono recuperare dati. Quindi giorno 9, ovviamente uso questo qui per farlo diventare un 10, quindi sono 2 da 5, che è più facile da gestire, anche se sono 9 punti. Vabbè, i dati non possono essere applicati agli altri mostri, e qui all'inizio di ogni engagement esausto tutti quanti i dati che sono stati causati nel tuo backup plan, ma non ne ho neanche uno. Quindi 9, direi che 9 glieli faccio così. Anzi, andiamo prima così. Due, quattro e cinque. Bellissimo. Non risolvo la cosa. Quindi questi me li tengo qua. Non risolvo. Quindi, no, beh, questo era qua applicato, scusami. Quindi questo è morto. Qua fai un danno, un buddy che dovrebbe essere sconfitto, che potrebbe essere sconfitto da questo danno. Vabbè, no, questo me lo tengo. Ci sono due mostri, 2 meno 1, quindi prendo un danno solo. Questi sono esaustati, recupero 6, 3 e 3, 6, e devo fargli 4. Esagerato. Vabbè, un altro backup extension. In pratica, con 4 dadi immediatamente sconfiggi e scarti un qualunque buddy. Non male. Sono questi 4 più il verde 6. E vado su di una vita. Giorno 10. Beh, con tutti questi dati provo a fare questo. Cioè, body point è un 5. Cioè, 3 da 5. 1, 2 e 3. Tutti i dadi sono bannati. Vabbè, questo fa 4 di vita e questo body lo ammazzi con un solo colore. Vabbè, allora. Tiriamo così, tanto per gradire. Questo lo slotto qua. Allora, io direi che questo 3 va qua e con questo evito l'after effect. Questo c'ha 4 e questo c'ha 4. Quindi questo lo metto qua e questo lo metto qua. Potrei metterlo anche così e prendere solo questi due qui. Esatto. Allora,
Questo è sconfitto, questo è sconfitto, abbiamo detto. Questo va qua e mi permette di recuperare tutti i dadi di un singolo colore. E allora recuperiamo tutti i gialli. Questo viene sconfitto. Ah no, aspetta, non viene sconfitto. Non viene sconfitto. Perché devo applicarli dallo stesso colore, quindi questi non ce li avevo ancora. Accidenti. Vabbè. Beh, sì, scusami, c'era giusto, era questo così, perché faccio questo. Fai un danno a un buddy che dovrebbe essere sconfitto da questo danno. Era questo in più che non serviva, che deve essere esaustato. Questo deve essere esaustato. E qua ignora tutti i danni fatti durante. Finito, rimane questo, lo riduco di 1, ritorno a 2. E recupero 6 dadi. Dopodiché devo fargli 4, devo fargli 1, 2, 3, 4. Questo è lo slot qua. E 4. Quindi anche questo è sconfitto. Questo mi dà un altro backup plan. Recupera fino a 8 dadi, esaustandone 4. Vabbè, backup plan ne ho un sacco. E recupero 6, sono 2, 2, 6. Cioè 2, 4, 6. E questa è fatta. Alla fine guadagno sempre un turno, cioè sempre una vita invece che scautare, che è meglio. Giorno 11 potrei sconfiggere quello, però mi conviene togliere una di queste carte qui. Quindi tolgo questa che dice Buddy Q, che la tolgo e la riduco a 10. Quindi questo e questo. All'inizio della battaglia scegli il buddy col più alta vita, che è questo. Tutti i critici applicati a quel buddy sono banditi, quindi 4 qua. Alla fine degli engagement, meno 1 se questo buddy è sconfitto, ma sono vivi altri. Questo qui, i dadi possono essere applicati a questo buddy solo se non ci sono altri buddy non sconfitti. Vabbè. Allora, verde, blu. Così. Così, un pifero, così. Ma il verde, blu me li tengo. Questi. Questi quattro sono fatti con questo. Questo mi darebbe il quarto recupero. Devo fare 3 danni a quello. Addirittura 5. Vabbè, anche questo sconfitto. Quindi questi e questi vengono esaustati. Questo, prima di soffrire i danni, applica il danno di un buddy non sconfitto e un altro buddy.
Ma questo non mi serve. Beh, ma in ogni caso ce l'ho, quindi tanto vale tenerlo. 6 sono 2, 4 e 6. Il giallo era mannato, questo l'ho sconfitto, vado su di una vita. Giorno 12 bisogna per forza, indifferentemente da quello che c'è scritto qui, cioè o da quello che vuoi fare, sconfiggere il boss. Bisogna sconfiggere il boss. Quindi, quando si legge il boss, allora, conto il numero di incontri tiranno che sono ancora nell'encounter stack. Quindi qua è 1 e 2. All'inizio della battaglia esausti i dadi dal dice pool uguale a questo numero, quindi devo esaustare due dadi, questi due qua. Questo era mannato. Poi attiva Oxide e scegli le sue skill per la battaglia. Oxide skill uguale al numero. Ah, uguale a quel numero di dadi che hai bannato, quindi 2. Allora, lui potrebbe avere un massimo di 5 dadi, può essere committato nell'engagement. Un massimo di 5 dadi. Un massimo di due dadi possono essere applicati in ogni apply, vabbè, quindi vuol dire che andiamo avanti 4 turni. E io potrei metterne 4, sì. Alla fine di ogni roll step, vabbè, bandire il dado più forte non applicato, in ogni roll per ogni miss cambi un dado assegnato di hit in un miss e all'inizio della battaglia attiva un 5 e un 1 dallo stack. Che palle! Quindi tre mostri oppure questo qui da solo? Io direi questo qui da solo. Dopo che i 5 cosa sono? Ci sarebbe questo. E questo. Io vado solo con lui, dai. Però devo scegliere due abilità. Potrei scegliere un massimo di 5 engagement, di 5 dadi per engagement, quindi ne applico 5 per fare 8. Oppure qua ne applico due alla volta per ogni dice step. Caspiterina. Dai, faccio questo intenso. Un massimo di due dadi può essere applicato ad ogni, in ogni. Un massimo di due dadi. Sì, e poi l'altro. Sì, dai, e il secondo è qua, che alla fine di ogni roll bandisco il più forte non applicato. Allora, applico al massimo due dadi. Allora, cominciamo qui viola. Due, quattro, sei, otto. È morto il signore. Casa mia. Ho fatto giusto? Allora, massimo di due dadi possono essere applicati a ogni apply. Alla fine di ogni roll, bandisci
Il più forte dado non applicato, ma io li ho applicati sempre tutti. Avevo 4 giri, ne ho fatti 3. Direi che Oxide saluta. Ciao ciao! Grazie per aver guardato questo video, alla prossima!